Questa rassegna sulle cantautrici, di cui faccio parte, anche se credo che tutte le altre scrivano in italiano, a me non riesce perché sono un po' straniera, ho vissuto in Inghilterra, un gran bordello, quindi non si riesce anche a fare niente in italiano. E sono qui con mio carissimo amico Paolo Baglioni, che ci accompagna alle percussioni stasera, e Andrea Ruffini, mio chitarrista e anche chitarrista figliante, e col quale scrivo le mie canzoni. Per presentarmi posso dire di non essere giovanissima, di fare questa musica da quasi 20 anni. E solo perché per me è un urge, come si dice in inglese, un'esigenza, cioè non posso stare senza scrivere, e quindi ogni tanto faccio così Andrea e scriviamo qualcosa, hai nulla? E lui mi arriva magari con un accordo banalissimo, oppure sta accordando la chitarra e io ecco. E abbiamo fatto un disco che si chiama More Than One World, definito da un giornalista di cui non so se posso fare il nome, forse solo il cognome, ma non lo farò lo stesso. Un disco ecologico. Non so se intendeva dire che è buono per la spazzatura o che. Ho stato disturbato. No, dai, vabbè, mi ha fatto un sacco di complimenti, nel senso che More Than One World è il senso di tutta la mia vita, di tutta la mia musica, di tutto il disco, è che praticamente c'è più di un mondo, quindi tu hai il tuo, io ho il mio, cerchiamo di farli funzionare insieme, senza rispettandoci, con rispetto per la natura, per gli altri, per, insomma, cerchiamo di andare avanti pacificamente. E penso di aver detto tutto, vero? Sì, mi dicono di sì, ok. E allora cominciamo con la seconda strofa di... Con il tornello. Con il tornello? Ok, grazie. Sometimes I feel you told me your lies. Sometimes
Grazie.